ciascuno istante delle mie menti. Non si pensa nel verano quando cai la neve. Detta che passa un momento volveremo sacra rossa. Tu non potrai spazzarmi quando fate tutto a mio arredo. Tu aire che respiro in aquel paesaje donde vivo yo. Tu me das la fuerza que se necesita para no marchar. Tu me das amor. Un artista, dici che sono un artista, ma forse pensi solo al successo. E il successo ha sempre convenzioni e regole, mentre l'arte segue tutto un altro percorso. Come un artista è vero, soffro, vivo, mi alimento soprattutto di emozioni. E un'emozione chiede lacrime ed arriva a violentarti le illusioni. Un artista, dici che sono un artista, ma la mia strada è stata ben diversa. Sono sempre le storie a cercarle, a chiedermi di ascoltarle e poi di raccontarle, ed io le seguo con la volontà di un altro che non mi somiglia, eppure un altro me stesso, che sa bene che tra capire tutto e non capire niente ci sta soltanto un passo. Io, nel profumo della strada, sento l'infinito tra le dita. Ogni giorno senza rete mi vendo i personaggi per non vendermi la vita. Io nel profumo della strada non mi accorgo se la favola è finita, e nel buio di un teatro che mi ascolta so come naufragare e poi salvarmi un'altra volta. Un artista, dici che sono un artista, per come ti potrei anche amare, ma non fermare adesso questo viaggio che neanche so dove mi potrà portare. Quando l'amore chiama io rispondo con l'entusiasmo di chi non ha domande da fare, perché l'amore è come un dio, non è più dio se ti avvicini troppo, e troppo vuoi spiegare. Io nel profumo della strada sento l'infinito tra le dita. Io ogni giorno senza rete mi vendo i personaggi per non vendermi la vita. Io nel profumo della strada non mi accorgo se la favola è finita, e nel buio di un teatro che mi ascolta so come naufragare e poi salvarmi un'altra volta. Io altra puntata di questo nostro dizionario dei sentimenti. La canzone che ho appena fatto, per giunta, faceva proprio parte dell'album, del CD, Dizionario Rosso dei Sentimenti, che poi ha dato il titolo anche a questo nostro programma, in cui ci guardiamo intorno e ci chiediamo che cosa stia succedendo. La musica spesso ci aiuta a spiegare tante cose. Ecco, un simpatico appuntamento da molte settimane a questa parte, per me è diventato davvero un appuntamento al quale tengo molto, mi ci sono affezionato, perché ho un'intervista radiofonica con una bravissima conduttrice, perché il conduttore si riconosce subito.
o è o ci fa. No, lei è proprio brava perché fa domande stimolanti, sa intrattenere la gente, non dice banalità, che è una grande cosa. Per cui per la prima volta l'abbiamo anche invitata, lei ha accettato di venire nel nostro programma, gliene siamo tutti grati. Stiamo parlando della nostra Dina Tomezzolo! Ben arrivata Dina! Eccoci allora, qua! Per chi non fosse informato, no? Quei pochi che non lo sanno, ma tu sei che cosa? Italiana? Molto italiana? Molto italiana, sì, perché sì, perché... Molto, italianissima. Oh, perfetto, perché sai, te l'avevano già detto che potresti essere benissimo nordica, nessuno sì, si stupirebbe da ogni punto. Allora, la nostra Dina è diventata una simpatica consuetudine per noi, anche per chi ci segue, per chi segue questo programma, perché ogni settimana ci colleghiamo, noi è ci mettiamo... È un appuntamento fisso, praticamente. Sì, nel suo programma, che ha questo bel titolo, per giunta, Dinamicamente. Guarda, sì, perché è preso proprio dal nome, no? E sì. Poi, perché poi, conoscendomi, la gente impara che è tutto frenetico, è tutto di corsa. Come qui. Come qua. Hai visto un po', no? Cos'è, te l'avevo detto. In maniera dinamica. Vedrai che è tutto frenetico. Invertiamo i ruoli. Invertiamo i ruoli. Sì, sì, allora, sì. Allora, tu canti, io... No, intervisto, Allora, vediamo. Faccio la parte dell'intervistato. Franco, come fai tu tre settimane? In piedi la facciamo, la ci sediamo, è meglio, com'è è più comodo. Si parla meglio di noi, sì, se ci sediamo perché siamo... Sì. Si intavola una specie di rapporto familiare, no? Sì. E quindi uno si apre di più, si sbottona un tantino. Intavoliamo. Allora. Passiamo sto giochino. Facciamo una domanda, e poi vediamo. Al dizionario dei sentimenti, ospite in questa splendida puntata, Franco Simone, che ha deciso di raccontarsi. Allora, Franco, raccontiamo. Intanto tu hai detto, si chiama il dizionario dei sentimenti perché metti in piazza i sentimenti, ma i sentimenti tuoi o quelli degli altri? Coincidono, spero, perché la cosa più bella della musica è che quando si racconta se stessi, si scopre di essere riusciti a raccontare... anche qualcosa degli altri. Io, se torno alla mia infanzia, ricordo che davvero la cosa più triste era pensare alla solitudine. Ma il gioco l'hai preso sul serio? Ti faccio io domande. Allora, tu che hai intervistato tante persone, innanzitutto diciamo che io ho letto davvero con orgoglio la notizia che la nostra Dina ha ricevuto un premio prestigiosissimo proprio nei pochi giorni fa, che prima di lei, diciamo i nomi a cui è andato, qualcuno dei nomi a cui è andato qualcuno. Intanto a Patch Adams e c'era con me che spieghiamo per chi non lo avesse Patch presente. Adams è il medico che ha introdotto la clown terapia, Giovanni Allevi tra i grandi maestri, tra i grandi nomi. Marco Albani, un altro musicista, lo cito perché Marco Albani è un grande chitarrista ed è un chitarrista nazionale, nostrano, che ha delle arie molto particolari, ha una musica molto particolare, si rifà molto alla musica latina. Ed è stato premiato. E poi sono arrivata anch'io. In buona compagnia, devo dire, ed è stato un riconoscimento bello. Senti, parliamo un po' di questo fenomeno simpatico che si è scatenato. Partendo da te, dal tuo programma, con le interviste che facciamo, con questa, come si chiama, sinergia, insomma, sì, con il nostro diciamo programma. Diciamo che, ecco, a beneficio dei nostri amici, io, oltre a condurre Buongiorno Lazio su Lazio TV, il pomeriggio conduco un programma che si chiama Dinamicamente su Musica Radio e in maniera dinamica ci intratteniamo in tutto il territorio, no? E andiamo a vedere tantissime cose che succedono. Ed è successo che siamo inciampati in Franco Simone. E quindi questo ha creato praticamente un vero e proprio fenomeno mediatico, perché attraverso lo streaming, che quindi ricordiamo, perché tutti possono ascoltarci attraverso lo streaming, che è musicaradio.it, quindi cliccando ascoltati in streaming si può ascoltare anche da là, oppure partendo anche dal sito di Lazio TV. Guarda, io ci sono arrivato ecco. Più facilmente partendo da Lazio TV, dal sito di Lazio TV, laziotv.com, poi sono andato sull'icona della radio, ho cliccato lì, ascolta online e sono arrivato a lei. E insomma ci si può ascoltare in diretta e lì si è acceso questo mondo molto particolare fatto di un sacco di fan ma anche di tante persone che hanno riscoperto Franco Simone o scoperto addirittura Franco Simone. Vedi che molti di quelli sono fedelissimi, mi seguono da anni. Cioè, se c'è qualcuno che ha scoperto, forse sei tu. Molti sono dei fan fedelissimi. No, tanti la maggior parte hanno anche sono scoperto. Poi la cosa bella che hai visto, si fanno vivi da Los Angeles, da Buenos Aires, da Santiago del Cile, dalla Colombia. Perché ci seguono davvero da tutti questi Quello paesi. Quello che è stata una piacevole scoperta è stato il fatto che oltre a conoscere molto bene tutte le tue canzoni, però sono molto interessati anche alla tua vita, al dietro le quinte di Franco Simone. Beh, ma quello credo che
sia legittimo, ma mica più di tanto. Il gossip però fa sempre... No, guarda, per quanto mi riguarda, se hai fatto caso, non c'è nessuna tendenza al gossip. No, non ti sbottoni abbastanza? No, ma non credo che... No, innanzitutto, quando si parla di cose troppo private, si mente spudoratamente. Non vale neanche la pena. Però credo che a tutta la gente che ci segue, io davvero divento serio, perché sono persone amabilissime, perché hanno creato... questa specie, uso la parola inflazionato, questa specie di famiglia in cui si scambiano affettuosità e si crea un modo di pensare comune, al di là di tutte le divisioni. Ma parla tu, perché sennò sto parlando. Ma è vero questa cosa. È vero? Cioè, sì. Ma senti, e tu allora, quanta gente hai contattato attraverso professionalmente questo? Quanta gente hai intervistato? Ma tantissimi. Chi è che ti ha colpito, che non te l'aspettavi? Guarda, questa è una persona che sembrava quasi banale, invece... Facendo questa professione ho imparato che non devi mai dar niente per scontato o non ti devi fare pregiudizi, che è la cosa più brutta ed è la più abituale che uno fa, no? Cioè, uno vede una persona e già si fa un'idea. Io ho imparato, facendolo da tanto tempo questo mestiere, a non farlo, quindi lascio che vengano così le cose, quindi mi informo un pochino e poi cerco di tirare fuori. E il resto, infatti, vedo che ci riesci benissimo, perché anche hai messo a loro agio anche tutti i nostri ammiratori e ammiratrici che chiamano da ogni parte... appunto del mondo. Hai visto, ogni volta finito il programma sulla pagina Facebook continuano in perterriti, sì, ci sono centinaia di messaggi, quindi da ogni parte. È una bellissima esperienza questa. Dina, no? Ti chiedo, hai visto oggi, forse te l'ho presentato prima, ma solo un attimo, perché sono qui ragazzi bravissimi, però sì, un po', ci sono no, due cantautori, lo diciamo prima perché facciamo una specie di preambolo, sì. Perché la particolarità che a te ho già in qualche modo annunciato è che si tratta di un cantautore del nord che fa un omaggio a un grande del sud e viceversa, e di un cantautore del sud, molto bravi tutti e due, cantautore del sud che è molto legato ad una figura, un cantautore, un padre. Vedi, questo perché, del cantautorato. E tu dovresti saperlo, io la musica niente. Unisce. Dillo. La musica unisce, la musica è uguale, voglio dire, la musica ti dà quelle sensazioni, quelle emozioni che possono sicuramente camminare lungo e largo per tutta la penisola senza etichettarsi. Beh, ma non solo la penisola, grazie al cielo. Ma anche nel mondo, ci si capisce, in questo caso nella penisola. Abbiamo avuto la dimostrazione anche col tuo programma, con tutti i segnali che arrivano, che si tratta. Allora lo diciamo già adesso, sintetizzando, che avremo ospiti, intanto un personaggio, poi lo conosceremo tra un po', che è Gio Damiani, che lui è appunto lombardo, però è innamorato follemente di un grandissimo nostro di cui non si può non essere innamorati, ecco, che è Domenico Modugno, che ha fatto l'intera Walpo, però ne parleremo con lui. Anzi, poi, se tanto ormai interagiamo, ti passo i recapiti, le cose, immagino che... L'hai già fatto, immaginavo. Volevo fare la figura di quello che dice, glielo dico io. Non fare uno scoop invece, è andata male. Di tutti e due. No, vale la pena perché sono tutti e due di grande valore, vale la pena di intervistare, quindi anche nella tua radio. Allora li ascolterò quel giorno lì. Bene. Io una volta tanto faccio l'ascoltatore. Dubito tu ci riesca, però va bene, insomma, provaci. Guarda che io nasco soprattutto come ascoltatore. Io sono stato portato in scena quasi violentemente, perché a me piaceva... Senti, ma svegliamo una piccola parte di te. Sì. Perché hai cominciato a cantare?